carissimi amici, ben sintonizzati sulle web radio frequenze di Science Web Radio. Finalmente siamo qui dopo due settimane di stop, perché appunto anche per le ferie, le vacanze, le festività, soprattutto pasquali, siamo rimasti fermi la settimana santa, quella di Pasqua, dalla Domenica delle Palme alla Domenica di Pasqua, e anche la settimana successiva, perché chiaramente con il lunedì di Pasquetta abbiamo voluto anche rispettare queste festività oltre ad impegni vari. Quindi due settimane di stop e ritorniamo di nuovo in diretta web radiofonica qui su Science Web Radio. Io sono sempre il vostro caro Gianluca che vi sta parlando appunto in diretta qui dalla mia postazione, dai microfoni, sulle web radio frequenze, insomma, di Science Web Radio. Quindi, e anzi, per me è stato uno stop di tre settimane, perché purtroppo la settimana prima, come qualcuno forse ricorderà, ero anche malato e ho avuto dei problemi di salute, quindi non potevo partecipare, e c'è stata la puntata con Science e Roberto di Indie Arts insieme a Gianluca Maroli, il nostro fotografo. Bene, cari amici, io vi do appunto un caloroso saluto di benvenuto, spero che abbiate passato bene queste ferie, vacanze, comunque festività pasquali. Mi raccomando, sentiteci sempre, cosa sto dicendo non lo so, ascoltateci sempre, adesso riprendiamo appunto con le varie attività, e ben ritrovati dunque qui su www.sciencewebradio.it, oppure nel nostro blog, oltre al sito che comunque il mitico grande Science sta rivedendo e presto sarà portato a termine il suo gran lavoro di rinnovo e restyling del sito. Quindi andate più che altro sul blog, che è il www.sciencewebradio.net, e naturalmente noi insistiamo molto ad andare nel blog, anche perché è il nostro mezzo di comunicazione, diciamo diretta tra voi e noi, soprattutto perché oltre ad ascoltare noi, noi vorremmo ascoltare voi. Quindi lasciateci i vostri commenti, articoli, scrivete dei post, qualsiasi cosa, e se non volete scrivere o stare lì a cliccare o fare chissà cosa, ci potete sempre lasciare un vostro indice di gradimento per quanto riguarda le trasmissioni appunto che vanno in onda qui su Science Web Radio, e vi ricordo anche su Science Web TV. E in merito a Science Web TV abbiamo un nuovo canale, Science Web TV 2, che Science ha, dopo vi racconterà, e che Science ha creato e messo a disposizione. Per quanto riguarda Science Web Radio abbiamo questo canale, poi abbiamo anche un canale soft, classico, classic, in cui potrete anche ascoltare musica classica, ma anche intesa classica nel senso di musica soft appunto, quindi non solo classica e sinfonica, ma anche d'ambiente o d'atmosfera. Ed ecco perché Science Web Radio si ripropone anche per chi ha dei locali, per avere la possibilità di mandare anche in onda appunto con questo canale soft, classic, canale classico, Science Web Radio classico, di mandare senza interruzioni 24 ore su 24 la propria musica, naturalmente in maniera così del tutto gratuito, non chiediamo nulla, non diamo nulla. Potete naturalmente con un sistema di filo diffusione mandare anche questa musica, che crea naturalmente un po' di atmosfera se avete magari un circolo culturale, di lettura, di ritrovo, per bere il tè, il caffè, qualsiasi cosa. Noi siamo aperti a tutto, a tutto. Vi ricordo anche le nostre email, che sono info@science.com, se volete scrivere appunto a Science o comunque alla Science Web Radio in generale, anche per avere a disposizione degli spazi qui per quanto riguarda Science Web Radio, che il mitico grande Science dà a disposizione. E naturalmente io ricordo che oltre a questa trasmissione del lunedì sera, per cui noi diamo volentieri degli spazi a disposizione, naturalmente sto parlando per quanto riguarda gli ospiti, per cui anche questa sera ne avremo un paio, abbiamo anche altre trasmissioni come The Rock Band History, che è quella che curo io personalmente e che appunto potrete sentire nelle varie fasce orarie, cioè a mezzanotte, alle 6 del mattino, a mezzogiorno, alle 6 di sera, per cui se volete anche, avete dei gruppi, delle rock band per cui vorrete che il sottoscritto parli di voi, mandatemi qualcosa, scrivetemi a gianluca@science.com. E per quanto riguarda invece l'editoriale del Riccio Incazzato, cioè il nostro scrittore che scrive gli articoli appunto editoriale da leggere sul blog e sul sito, potete scrivere a riccio.incazzato@science.com, quindi tutti science.com, molto facile, quindi info@science.com, gianluca@science.com e riccio.incazzato@science.com. E queste sono le email, però voi anche se andrete sul blog e vedrete, insomma, quando smanetterete un po', vedrete come scrivere anche tramite il blog o tramite il sito, c'è un form da compilare, compilate pure per avere richiesta di naturalmente di informazioni e quant'altro, e per
contattarci per utilizzare i nostri spazi che saremo ben lieti di dare a disposizione. Ed infine vi ricordo che ci trovate sempre su Facebook, nella nostra pagina Facebook che è Saiuz staccato Web Radio, o comunque appena scrivete Saiuz Web Radio vi compare il nostro logo e ci riconoscerete anche lì. Facebook, scusate, tra l'altro è molto diretto come mezzo di comunicazione, ormai l'abbiamo un po' tutti, quindi chi chiaramente non ce l'ha e non è iscritto, può andare per i canali classici, ma chi è iscritto a Facebook venga a trovarci pure su Facebook, per cui potete scrivere e seguire anche lì, perché c'è la possibilità di andare a cliccare sul player per ascoltare la Saiuz Web Radio. Inoltre ci trovate sempre su YouTube, naturalmente con il nome Saiuz Radio. Vi consiglio di fare la ricerca con Saiuz Radio tutto minuscolo attaccato e troverete i filmati e comunque le cose caricate da Saiuz per quanto riguarda le varie cose andate in onda e non solo. Ed infine seguiteci sempre con Twitter con il nome @Saiuz e troverete anche informazioni riguardo la Saiuz Web Radio. Bene, mi sono dilungato al mio solito, però non più di tanto, dicendovi le cose principali, e adesso ci inoltreremo per quanto riguarda la puntata di questa sera. Diamo anche un caloroso benvenuto a tutti coloro che ci ascoltano magari per la prima volta, non hanno avuto modo di ascoltare le precedenti puntate. Nessun problema, non vi siete persi nulla. No, scherzo, ci mancherebbe. Se volete le potrete ritrovare, come appunto spesso faremo, anche non solo per questa serie di I Due Compari ma anche per The Rock Band History. Le troverete a disposizione e le trovate a disposizione sul sito e sul blog appunto in www.sidesweb.net, riascoltabili benissimo con i precedenti ospiti che abbiamo avuto. Bene, cari amici, è il momento quindi di passare la parola al grande mitico Saiuz che è con me dall'altro capo praticamente della linea, perché naturalmente essendo una Saiuz, essendo una web radio, come tanti ci chiedete, ma da dove trasmettete? Avete una postazione, uno studio? No, semplicemente, ed ecco quindi la praticità, la bellezza dei mezzi potenti che ci offre la tecnologia, ognuno trasmette dalla propria postazione di casa, quindi con un semplice computer, microfono, e il mitico Saiuz poi dalla sua base ci manda tutti in onda tramite Skype. Quindi se volete appunto partecipare anche voi lo potrete fare, avremo anche il piacere di sentire le vostre vocine, ma intanto cominciate pure a divulgare Saiuz Web Radio, questa trasmissione e quant'altro. Vi ringraziamo, ve ne saremo molto grati. So che magari non è molto carino e signorile chiederlo così apertamente, però fate pure, e naturalmente scriveteci pure in diretta su Saiuz Web Radio su Facebook e appunto qui nel blog www.saiuzwebradio.net. Noi saremo ben lieti di accogliere i vostri messaggi e dar voce alle vostre idee, e non solo, e darvi anche i nostri calorosi saluti. Un saluto calorosissimo a tutti coloro che ci ascoltano anche dall'estero. Vi evito la mia parlata in inglese, anche se mi vorrei dilettare un po'. Dico solo welcome everybody here, you're listening to Saiuz Web Radio in www.saiuzwebradio.net. This is our blog where you can write down and we are waiting for you all long time. Ok, thank you very much. Quindi un grande saluto a coloro che ci ascoltano all'estero, un saluto da coloro, a coloro che ci ascoltano anche qui dall'Italia. Quindi partirei dal grande sud, dove sono stato anche poco fa, la splendida Sicilia, grandiosa isola, terra bella, amara terra di contrasti, di amore ed odio, stupenda terra, paradiso adesso, veramente bellissima, verde come mai si possa notare. Quindi vi consiglio appunto di andare in Sicilia, che merita davvero, specie appunto per la Settimana Santa, e seguirvi le varie funzioni e processioni, meritano davvero tanto. È stata veramente una gran bella esperienza di nuovo rimmergersi anche in questa natura veramente opprimente, invadente nel senso buono, quindi tutta verde fino ad aprile, quindi il periodo più bello appunto è da dicembre ad aprile, perché è anche irriconoscibile per chi è abituato a vedere la Sicilia o il sud in genere nel periodo estivo, che di solito è terra bruciata, terra arsa. Invece se andate in questo periodo è stupenda, come dico sempre, tutte le cose che ho visto in giro per l'Europa le rivedo spesso nei paesaggi del sud, tra appunto Germania, Tirolo addirittura, non ci crederete mai, e Scozia, Irlanda, con queste rocce che spuntano dal verde, questi casolari, queste cascine, queste cose, che masserie che spuntano, questi castelli che spuntano da questo verde, e queste scogliere scoscese veramente strepitose. Bene, mi sono dilungato anche troppo,
poi rientreremo in merito. Lascio la parola al grande mitico Saius, che vi ripresento. Lui l'avete sentito anche 2 settimane fa, quando mancavo io. E quindi ormai Saius, che ha preso dimestichezza, lui è il grande fautore di Saius Web Radio, appunto, da cui prende il nome, e nonché il titolare, il padrone, l'ideatore e tutto ciò che ci possiamo mettere con la I, ma non, come ho fatto già in precedenza, in negativo. Ed ecco a voi il grande e mitico Saius. Vai Saius, sei tutti noi. Ciao Saius. Ma a te, cioè, sei sempre il solito, eh? Vabbè, poi ne parliamo su questa storia, eh? Con le presentazioni. Oh, un caloroso saluto a tutti quanti, il vostro Saius che non sa parlare come al solito, però si impapina continuamente. Io non so come arrivo, perché sto avendo un po' di problemi come al solito dei problemi tecnici. Mi fai sapere, sì, poi sì, qualcosa, Gianluca? Certo, sto andando ad ascoltarci nel sito, naturalmente, perché noi sentiamo con un po' di ritardo, quindi quando parliamo non è opportuno mettersi sotto anche queste cose. Quindi naturalmente vado adesso, mentre tu parli, caro Saius, vi ringrazio. Ecco, mi pare che la voce, la mia, si sente anche bene, come al solito anche troppo. Vai Saius, parla pure, che sono nel sito, ho il mio bel ritorno in cuffia della mia voce, che mi dà molto fastidio e mi crea scompensi non tanto ormonali ma psicologici. Vai pure Saius, che ti ascolto. Grazie Gianluca, sempre gentile come al solito. Bene cari amici, stasera è una puntata subito, non ti faccio neanche parlare. Beh, inutile che mi vieni sopra, perché non ti ascolto. Non ti ascolto. No, volevo dire a tutti gli amici, dovrebbero essere abbastanza contenti, perché sei ritornato in onda qui. Qui c'è una falena, qualcuno che mi sta disturbando in questo momento. Bene, io volevo salutare subito l'amico Federico, che ha messo che piace Saius Web Radio. Ti ringrazio Federico, Anzi, se scrivi qualche cosa, poi dopo ci fa piacere, insomma, leggerti, ok? Poi questa sera manderemo, non l'hai detto, perché dovevi dire il titolo del brano, caro Gianluca. Ma quello lo lascio a te, Saius, non posso mica come fare al tutto. Solito. Lui è peggio dei datori di lavoro, l'ho detto io, un titolare. Non sono titolare di niente. Tu fai tutto bene, tu fai tutte le cose bene, poi arriva il capo, non hai detto questa cosa, che magari è un peto di Grillo, e invece te lo devono far pesare come se fosse una grande camionata vagonata di letame. Sarebbe opportuno, eh? Ok. No, ma scherzi a parte, comunque Gianluca è un bel ritornato qui in trasmissione e penso che tutti gli amici che ci ascoltano apprezzeranno il tuo ritorno, perché poi sei la persona che tira di più nella trasmissione, in quanto sei quella che sei più, è una verve maggiore anche nel poterti esprimere, cosa che non so fare io. Io sono più un terra-terra. Che ne dici Gianluca? Gianluchino, come al solito, è sparito. Mi fa sempre lo scherzetto. Ti sento ridere, tutto che fai. Sono sparito. No, ti sento ridere. Vabbè. Ero sparito per un po', perché come sempre io con la tecnologia, da buon ex informatico, devo far bella figura per i mezzi che ho a mia disposizione, no? Con un computer che si pianta ogni 5 minuti. Quindi non ho sentito cosa hai detto, però ho capito qualcosina e ti ringrazio per le belle parole. Benissimo, dovete sapere che Gianluca, oltre ad avere il suo pigiamino con gli orsacchiotti, stasera c'ha anche il computer che va a carbonella. Perché esatto. Non avendo energia elettrica a casa, ha dovuto insomma arrangiarsi in qualche modo. Vero, esatto. Gianluca? Bene. No, esatto. Volevo soltanto dire una cosa. Stasera volevo parlare io personalmente di qualche cosa che ho letto in questi giorni sui giornali. Però ne parlerò dopo, appena ritroverò l'articolo, perché mi interessa parlare di quella cosa. Manderemo in onda alcuni brani, Gianluca, vero, che sono di vari artisti, e come al solito dovete sapere che Saius Web Radio manda musica soltanto che è sotto licenza Creative Commons, e questo è molto ma molto importante, perché cerchiamo di dare spazio a tutte le persone, a tutti i gruppi, cantanti, autori, ma anche artisti vari, e poter dare, diciamo, modo a queste persone di avere una voce, diciamo, di farsi sentire a quanto più persone possibile. E per il momento
Io non ho nulla da dire, Gianluca, ti passerei la palla, anche sì, perché più tardi vorrei parlare di un personaggio, di un cantautore che mi piace, ma ne parliamo dopo. Ok, molto bene. Allora, infatti io volevo riprendere subito la parola perché abbiamo aspettato un po', adesso abbiamo qui con noi l'ospite della serata, c'era già prima, però volevo appunto un attimo farvi così attendere un minuto, perché adesso gli passo la parola a Manuel. Appunto, Manuel, come vi preannunciavo prima, una sorta di anteprima di incursione in diretta web radiofonica che ho fatto alle 10:10, e come appunto anche scritto su Facebook e negli vari eventi della serata, è praticamente colui che organizza e sta organizzando il Palace Live. Palace Live, che è un evento che andrà praticamente il 12 giugno e il 13, quindi sabato 12 giugno e domenica 13 giugno, sarà questo evento che vedrà coinvolti 12 gruppi, 12 band che suoneranno dal vivo questo sabato 12 e questa domenica 13 maggio, scusate, ho detto giugno, volevo dire maggio, mi sono distratto un attimo, e che suoneranno al Palazzetto dello Sport di Castelfranco Veneto, e Manuel appunto è colui che organizza questo evento, per cui l'abbiamo con noi in trasmissione. E Manuel tra l'altro è anche il cantante dei Destasi, l'abbiamo avuto ospite più di un mese fa con i Destasi, di cui faccio parte anch'io come batterista, e ci siamo divertiti. E come vedete, comunque, al di là del fatto che uno possa pensare che non sia carino o che ci siano conflitti di interessi, invece non è così, anche se ringraziamo Saius per lo spazio che ci dà, perché questo fa notare come siamo aperti comunque a tutti. E con l'esempio che diamo in prima persona, voi potreste essere anche i protagonisti della serata, quindi se avete dei gruppi, se avete appunto delle iniziative, eventi da portare anche alla luce e far conoscere o venire appunto qua in trasmissione, noi vi aspettiamo. Quindi ora io passerei la parola a Manuel per un saluto e poi ci inoltreremo nei vari discorsi insieme a lui. Manu, ci sei? Ciao! Ciao Gianluca, ciao a tutti, ciao Rosario, come state? Tutto bene? Ciao Manuel! Bah! Diciamo che tiriamo a campà, va? A parte il fuoco, sprechi l'energia e poi ti si pianta il computer, esatto. Bene. E devo farlo andare a Carbonella. Vi ricordo che Manu è dalla provincia di Treviso, quindi non è dalla provincia di Modena. Cosa dici? Mussimo, certo, dai, che non... Dai, che dire, ragazzi, che sono di Modena, io sono mica di Castelfranco. Non sei mica di Castelfranco Emilia te, quindi che cavolo vuoi? Castelfranco Emilia io sei. Ma cosa dici te? Caro Saius, vedo che mi hai mandato un caro saluto da Dennis e Paola, ti stiamo ascoltando, vi ringrazio, penso di capire già chi sono. Sono dei miei colleghi che saluto, e saluto con l'occasione anche tutti i vari colleghi d'Italia, ma soprattutto del mio ufficio. E basta, mi sono dilungato troppo e lascio la parola a Manu, oppure se volete io direi andare, vista l'ora che sono le 22:18, facciamo un pezzo, dai. Esatto, di andare ad ascoltare un primo brano. Vi ricordo che, come diciamo sempre, appena preannunciato anche il Saius, tutti i brani che ascoltate qui su Saius Web Radio sono brani sotto licenza Creative Commons. Cosa vuol dire? Vuol dire che non Saius Web Radio, appunto per sua diciamo così politica e anche decisione, non manda brani SIAE o comunque divulgati o sotto licenza di SIAE e affini. E quindi questi brani, naturalmente, che ascoltate qui su Saius Web Radio, sono brani di artisti che magari sono sconosciuti, diciamo, alle masse, però artisti veramente bravi e che meritano, e che utilizzano altri canali di diffusione e divulgazione. Quindi questo vi fa capire che mondo, fra virgolette, sommerso ci sia di gente validissima e che non fa uso dei canali naturalmente tradizionali di massa e commerciali. Per cui, se voi vorrete anche mandare i vostri brani, se fate parte appunto di una band, di un gruppo, di una rock band, potete farlo tramite Saius con licenza Creative Commons. Questo che andremo a ascoltare è un brano praticamente tratto da un sito che è quello che diciamo sempre, che è il www.jamendo.com, che è un sito che dà appunto a disposizione diversi artisti, e meglio, gli artisti danno a disposizione le proprie opere, basta solo appunto citarli e mandarli in onda. E per coloro che non ci hanno ascoltato magari nelle precedenti volte, noi in questa trasmissione del lunedì sera, oltre ad avere l'ospite o degli ospiti che ci parlano delle loro attività, professioni, iniziative ed eventi, e mandiamo appunto in onda alcuni brani da ascoltare, promuovendo anche questi artisti che vi consigliamo andare ad ascoltare. Quindi, caro Saius, cosa ascolteremo adesso? Cos'è previsto in scaletta? Come ti dicevo prima, tu che hai i titoli sotto mano, dimmi pure, così faccio intervenire anche Saius se non si è distratto alla regia. No, mi sono distratto, è solo che stavo leggendo
è scritto in piccolo, io senza occhiali non ci vedo. Ok, beh. Jamison Young, giusto? Detto giusto? Sì, bravo, bravo, bravo Rosario. How far? Sì, Jamison Young, How Far. Ascoltatevi questo brano veramente delizioso che merita molto. Jamison Young, How Far. Down the same old hill, on the train, the same old crew, and I'll be looking for a change. In the office, the same young lady gives a smile, and it's off into a daze, and I'll be looking for a change. Bene, cari amici, siete sempre sintonizzati su Saiuz Web Radio. Ci trovate in www.saiuzwebradio.it, che è il nostro sito, oppure in www.saiuzwebradio.net, che è il nostro blog, dove vi esortiamo come sempre a scriverci. E naturalmente siamo qui in diretta web radiofonica questa sera. E diversi amici, non posso neanche dirvi chi sono. Stavamo parlando appunto con Manuel che appunto è l'organizzatore del Palace Live. Vi ricordo, Palace Live è questo evento che si svolgerà a Castelfranco Veneto il sabato
12 maggio e la domenica 13 maggio 2012, e che vedrà appunto coinvolte ben 12 band che si esibiranno dalle 4 del pomeriggio fino poi a quasi mezzanotte, quindi c'è l'imbarazzo della scelta. Naturalmente vi esorto ad andare nella pagina Facebook di Saiuz Web Radio e nella pagina anche dei Destasi, che è il gruppo con cui appunto con cui io suono la batteria peraltro, ma che abbiamo avuto ospite con noi nella puntata del 5 marzo, del lunedì 5 marzo, e lì potrete anche vedere l'evento del Palace Live, e poi vi consiglio appunto andare a vedere il Palace, proprio scritto così, live in Facebook, così potrete vedere i gruppi che tra l'altro adesso vi nomineremo e praticamente andremo a di cui andremo a parlare con Manuel. Io adesso passerei la parola a Saius per poi ricoinvolgere Manuel con noi, che ci racconterà non solo del Palace Live che sta organizzando e che andrà appunto in scena questi 12 e 13 maggio a Castelfranco Veneto in provincia di Treviso, quindi vi aspettiamo numerosi per tutti coloro che vorranno venire, ma cosa altrettanto importantissima che appunto vi preannuncio è che il Palace Live sarà anche in diretta live qui su Science Web Radio. Ci stiamo lavorando, quindi ci sarà anche questo grande evento e questa data storica per tutti, sia da parte naturalmente il Palace Live, ma anche per Science Web Radio e Science Web TV, poi, che manderà in onda l'evento in diretta durante il concerto, durante i vari concerti dal pomeriggio fino a sera, dei vari gruppi che si esibiranno, e stiamo appunto lavorando tecnicamente anche per quello. Quindi, caro Saiuz, se ci vuoi raccontare anche di questo, io appunto poi chiamerei in causa Manu che ci racconterà qua, meglio, che è sempre qua, esattamente, quindi io mi zittisco, cosa lo so improbabile, ma ci riuscirò. È un po' difficile che tu riuscirai a zittirti, eh? Vabbè, cioè, ormai ultimamente ho posto zitto, dai, tu sei con la carbonella, quindi vai a carbonella, è difficile, va così. Allora, la cosa importante è questa, sì, stiamo cercando di organizzarci per trasmettere questo bellissimo evento che si terrà a maggio, esattamente il 12 e 13 maggio, il Live at Palace Live, non so se l'ho detto giusto, chiedo scusa a Manuel, poi dopo mi dirà, per trasmetterlo in diretta, e questo è molto importante perché sarebbe la prima volta che Science Web Radio riesci a fare una cosa del genere. Ci riusciremo? Vedremo cosa otterremo. Io credo non sia niente di impossibile, sinceramente, Rosario. Nulla è impossibile? No, va bene, ce la facciamo, sì, dai. Ce la facciamo, benissimo, manderemo questa. Facciamo anche questa, no? Benissimo. Poi dopo, un'altra cosa interessante, io stasera volevo parlare, dirvi un fatto che avevo letto sull'articolo, ma non mi sembra il caso stasera. Me lo porto per famosa trasmissione che faccio io, Due chiacchiere con Saiuz, riguarda i vaccini, quindi non c'è niente stasera, non ha nulla a che vedere proprio con quello che vogliamo parlare stasera. Invece io volevo parlare di un cantautore, lo possiamo definire così, non lo so, cioè per me sì, un cantante autore, quindi cantautore, che mi è stato presentato da Roberto, cioè mi è stato presentato, mi è stato passato da Roberto di Indie Arts, e si chiama Scarda, e forse qualcuno che ci sta ascoltando l'avrà già ascoltato ripetutamente, perché sto cercando di mandare i suoi primi 4 brani a rotazione su Science Web Radio. Ecco la mia pipa papera, chiedo scusa. Poi dopo ho preparato anche un filmatino che ho messo su YouTube di Punto di Scarda, ho preso 4 brani di Scarda e li ho messi insieme, ho fatto un filmatino che ho messo su YouTube, lo trovate anche sul blog, e sicuramente questi filmati comunque li trovate anche su Indie Arts. Mi piace parlare anche di Indie Arts perché in questo gruppo, diciamo, questo sito che è il portale, è un portale, diciamo, dell'arte indipendente, come si definisce, insomma, scopre tante persone che poi in collaborazione tra noi e Indie Arts cercheremo di divulgare quanto più è possibile, far conoscere quanto più è possibile queste persone, questi artisti, non persone soltanto, ma artisti che non hanno nulla a che vedere con quelli che sono i grandi, come si li definiscono, quelli della SIAE, eccetera, ma sono persone comuni che fanno un qualcosa di veramente buono, però non avendo grandi gruppi discografici alle spalle, non,
non sono molto conosciuti. Bene, questo tra l'altro, e dopo, tra l'altro, dopo vi farò ascoltare, sì, il brano di Scarda. Chiedo scusa se agli amici che ho qui con me, io purtroppo li sento bassi in cuffia, non so perché stasera. No, beh, volevo, sì, dimmi. Volevo ricordare invece, che così poi torniamo anche a Manuel, all'argomento della serata, che appunto Scarda lo avremo prossimamente ospite qui ai due compari, la trasmissione del lunedì sera, quindi avremo poi modo di sviluppare tutto l'argomento e i discorsi anche, certo, con lui. Certo. Sì, quindi io tornerei un po' anche con Manuel a parlare di questo evento, anche se ci sarà tempo anche per questo, non c'è problema. Però io volevo solamente presentare questo. Sì, sì. Sì, sì, ma hai questo fatto è bene, cool, che perché lo dopo faremo ascoltare un brano di Scarda. Sì, sì, sì. Però la cosa che mi interessa stasera è appunto la presentazione di questo evento che si terrà a Castelfranco Veneto, perché è un evento che mi piace moltissimo. Mi ha preso sin dal primo momento che l'ho sentito, cioè, di questo evento, e appunto desidero anche mandarlo in diretta su Science Web Radio. Allora io do subito la parola a Manuel, chiedendo scusa se mi sono dilungato troppo, Manuel, parla tu, perché io non so parlare per radio e siamo a posto. Non ti preoccupare, la radio è tua, se non la gestisci tu che vuoi. Esatto. Intanto diciamo che c'è anche Roberto qui, Infatti volevo dire che, a proposito di Scarda, caro Saiuz, che tu hai detto appunto che tramite Roberto di Indiaz hai conosciuto, e appunto stiamo divulgando, diffondendolo e lanciandolo, e poi avremo ospite. E come giustamente sta dicendo Manu, ricordiamo che noi qui avremo a sorpresa, avremo Roberto, che ormai è diventato praticamente uno dei nostri, no? Carlo Saiuz, che sarebbe anche qui con noi, fisicamente, nel senso di in linea, no? Quindi non so, sappiamo non che so c'è. Se quindi... è di bidone, se vuol parlare, se non vuol parlare. però. Eccolo qua. Ha salutato. Ha salutato. Sì, sì. È un po' bassino di volume, però c'è. Ah sì, non si sente. Allora, un po' bassino, Roberto. Se ti alzi un ciccinin. Vabbè, provo a alzarmi in piedi, aspetta un attimo. Ha fatto la battuta. Ah sì, ormai vengo fuori come ridere, ormai. No, ti si sente sempre basso. Niente. Non so. Comunque, Robby, tu ci sarai anche quando avremo Scarda qui in trasmissione, verrai anche tu, ovviamente, ormai, ripeto, sei uno dei nostri, giusto? Sinceramente non lo so, può esserci quella sera, comunque farò il possibile, insomma. Va bene, tanto ormai sostituisci me quando mi ammalo, giusto? No, sparlo di te quando ti ammali. Ah, sparli di me, sì. Ma no, ma tu sparli di me comunque, anche se non mi ammalo. Allora dai, lasciamo il povero Manu, che visto che Robby, no, tranquilli, non c'è problema. Tanto stiamo aspettando che Stefano, che si occupa di tutta la parte delle attività del palazzetto, stiamo aspettando anche Gianfranco, che poi ci raggiungerà, che con cui collaboriamo, che e lui gestisce il Patroc, che è un altro ambiente, un altro circolo noi, che funge da sala prove e di cui poi vi parlerà lui, se ce la fa ad arrivare. Adesso come volete, Okay. Procediamo come volete, ditemi voi di cosa volete parlare, allora, cosa volete sapere, ditemi tu. Allora Manu, visto che io ho qua davanti appunto il live at Palazz Live, che vedo appunto il nuovo anche manifesto e tutto, ricordo quali sono i gruppi e le fasce orarie in cui si esibiranno, se posso, naturalmente penso di sì, non ci sono problemi. No, è un segreto, se no. Allora che cosa ci viene a fare? Dovete scoprire la sera. Cioè, è come quando dice, se vado a vedere un film che so già di cosa parla, cosa vado a vedere? Cioè, giusto, no? Se sei già allora... chi suona, che te ne frega poi di andarli a vedere. Però se non so chi suona, chi cavolo vengo a vedere? Allora, bene cari amici, stiamo ben sintonizzati sempre su www.sciencewebradio.net. Andate in Facebook, appunto nella pagina di Science Web Radio, e troverete live at Palazz Live. Lo leggiamo insieme, il appunto manifesto, nonché volantino di questo live al Palazzetto dello Sport di Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso, in cos'è, via Podgora, o comunque lo trovate in ogni caso. Sì, esatto, vedi che abbiamo fatto... sangue adesso, perché ci hanno fatto un momentino, allora piazza, esatto, del sangue.
Esattamente, è proprio così. Per cui se avete anche possibilità con navigatore o con Google per vedere dov'è, naturalmente io do più informazioni possibili e dettagliate per aiutare anche a raggiungere il posto, perché io capisco che uno può venire da fuori e non sa, come quando ti dicono vai lì, ma sì, ma è facile, ma vai, ma me lo trovi, sì, tu che ci abiti, che ci vai sempre. lo trovi tranquillo, sì, tra sì, lo trovi vicino alla piazza. Oh, esatto, è vicino alla piazza, vicino alla chiesa, gira a sinistra, che puntualmente quando vai ti ci perdi anche in un paesino di 2000 abitanti. Anche quello è bello di andare, no? Esatto. Come io uso fine... il tom-tom. Gira a destra, boh, non capisco. Con la voce di Giacobazzi. Sì, con la voce di Giacobazzi. Cioè. Esatto, sappiamo. Bene, allora cari amici, vi dicevo, questo Live at Palace Live che si terrà sabato 12 maggio 2012 e domenica 13 maggio 2012 a partire dalle ore 16.30. Fino poi a sera inoltrata, quasi a mezzanotte, praticamente. Sì, tra una cosa e un'altra. I gruppi che si esibiranno, allora il sabato 12 ci saranno i Re Cattivo, i The Tables o Tables, come vogliamo dirla all'italiana, The Bleeding, gli Shuffle Leaves, i The Stasi, che è il gruppo appunto con cui Manuel, che abbiamo qui questa sera ospite, è cantante e nonché organizzatore dell'evento, e io batterista, senza nessun conflitto di interessi ovviamente. Dai. Esatto, io suono la batteria, non sono batterista. Come dico sempre. Come suoni la batteria, Gianluca? Con le dita. Non mi risponde mai nessuno. Male, suono male, non mi piace come suono. Per cui, e qui si aprirà una polemica, vero Manu? Se suoni la batteria come usi il computer, sì, non siamo messi bene. Si piange sempre addosso, dice sempre che non è bravo. Se no di bestemmi addosso, non è bello. Esatto, poi fa le figate, poi non è tutto così. E se concluse, naturalmente senza conflitto di interessi, per cui come per i The Stasi, di cui noi facciamo parte, Manu organizza anche l'evento, io appunto collaboro qui con Silenzio Radio, anche degli altri gruppi ne parliamo con lo stesso entusiasmo e passione come se fossero i nostri. E a chiudere la serata del sabato sera ci saranno i Genius Caput, che è appunto questo gruppo di punta della Castellana di Castelfranco Veneto, che chiuderà la serata. E l'orario sarà alle ore 16.30 il Re Cattivo, alle 17.30 The Tables o Tables all'italiana. Tables, infatti noi diciamo all'italiana perché Tables, Beatles, gioca bene questo giro di parole. Alle 18.30, quindi ogni ora a partire dalle 4.30 si esibisce un gruppo, hanno 45 minuti a disposizione, ma questo lo sto anticipando quello che dirà Manuel, più il quarto d'ora di cambio. Mi stai fregando tutto il discorso. Sto fregando tutto, esatto. 18.30. Cos'è che mi hai invitato a fare allora? Esatto. Tanto vale. Ma cioè, Manuel, Gianluca è sempre il solito, eh. Sì, esatto. Ma dice, ma vieni che parli tu, poi parla sempre lui. Appunto alle 18.30 The Bleedings, per uno stop poi dalle 19.30 alle 20.30 per l'ora di cena, ricordiamo che poi ci sono anche degli stand dove mangiare, non lo dirà anche Manu, e alle 20.30 riprenderanno gli Shuffle Leaves, alle 22.30 ci saranno alle 21.30, quindi alle 9.30 di sera ci saranno i The Stasi, e alle 22.30 alle 10.30 i Genius Caput, naturalmente poi minuto più minuto meno per i cambi palco, questi sono gli orari indicativi. Per quanto riguarda la domenica 13 maggio 2012, partiamo sempre dalle 16.30, dalle 4.30 abbiamo i Limone. Limone proprio, grazie Manu. Gli Acqua Sporca, For Sure, Grimmote, The Red Touch e i Colored Suite. Naturalmente Manuel poi ci parlerà nello specifico dei vari gruppi, quindi alle ore 16.30, alle 4.30 primo gruppo che apre il pomeriggio e la giornata di domenica 13 maggio Live at Palace Live sarà Limone, per poi alle 17.30 gli Acqua Sporca, 18.30 For Sure, per la pausa poi dalle 7.30 alle 8.30 riprenderemo alle 20.30 con i Grimmote, alle 21.30 The Red Touch e alle 22.30 i Colored Sweat, naturalmente a Castelfranco Veneto nel campo da basket del palazzetto dello sport, chiaramente lì a fianco al palazzetto quando arrivate lo vedete, quindi dalle 4 del pomeriggio circa 4.30 fino alle 11.30 mezzanotte diciamo, state con noi col Palace Live e potrete seguire l'evento su Saius Web Radio, www.saiuswebradio.it il sito, e www.saiuswebradio.net che verrà trasmesso anche sulla Saius Web TV in contemporanea. Bene, questo è tutto per quanto riguarda il volantino, l'opuscolo, l'evento che vi appunto invito ad andare a vedere anche in Facebook, e adesso lascerei finalmente la parola a Manuel, sempre in attesa dell'arrivo
Spero a breve di allora fra 8 minuti Stefano, dovrebbe arrivare Stefano e poi Gianfranco, appena mando il messaggio, quindi fra 8 minuti dovremmo essere in diretta anche con Stefano. Benissimo. Bene. Intanto Manu, raccontaci pure di questo evento e poi naturalmente con Stefano. Dimmi e Gianfranco anche. Io ti racconto tutto quello che vuoi. Come ti dicevo, magari che tu, naturalmente essendo tu l'organizzatore, uno di coloro che organizza, conosci bene anche i gruppi che l'hai contattato, di cui magari sei anche amico, se vuoi raccontarci partendo dai Recattivo, da te. A dire il vero è nato tutto un po' per caso questo evento, è nato come un po' una sfida. Uno per creare qualcosa di diverso a Castelfranco, perché non c'è mai, tra virgolette, nulla di attrattivo per i ragazzi a cui piace la musica. E se non qualche evento sporadico che si tiene d'estate, quindi qualche schitarrata in acustica sui borghi medievali del castello, che tra l'altro è molto bella, però un po' di distorsione non è che dispiace, credo. Anche per creare un'altra offerta oltre a quella che magari sì, anche c'è per già creare per... un'altra offerta, esatto. Anche perché in questo come si dice, in questo periodo fragente, sì, no, non in questa città, cioè nel circondario di questa città comunque non c'è, è da tanto che manca un evento. È da una volta c'era l'Urlo, che verrà riproposto quest'anno, però ne parleranno quelli dell'Urlo, non ne parlo certo io adesso, io sono qui per... certo, anche è la concorrenza. No, non è concorrenza, no, nessuna concorrenza, vanno avanti da 15 anni, però per 3 anni sono stati fermi, quindi non sì. C'è stato nulla in 3 anni. Sì, tra l'altro Manu, dimmi Gianluca, scusa. Sì, tra l'altro Manu, appunto voglio precisare, ricordiamo per gli amici che ovviamente non lo sanno e che ci ascoltano da tutta Italia e non solo, l'Urlo, che era un evento che si teneva all'inizio dell'estate qui sempre vicino a Castelfranco Veneto, a Castello di Godego. Esatto, era un evento grosso, cioè erano due grosso, giorni di concerto, sì. Erano 2 giorni di concerto, ultimamente avevano anche dei bei nomi, grandi e grandi artisti, comunque davano spazio a giovani band locali e organizzavano bene, questo è sicuro. Esatto, però i anni sono stati fermi anche loro purtroppo, quindi mancava un po' un evento di questa portata. Il tutto è nato un po' per gioco, abbiamo detto beh dai, proviamo ad organizzarlo, proviamo a vedere se riusciamo a suonare fuori un po' senza andare in cerca di qualche data strana. Ed è nato così, tutto là, per mettersi alla prova, abbiamo detto proviamo, abbiamo deciso le date, che tra l'altro cadono con una festività di Castelfranco, quindi sono assieme ad una sagra paesana, però in quei giorni ci sarà solo il Palazzo Live, quindi non ci saranno musiche folcloristiche da birra o altre robe, ci sarà solo il Palazzo. Buona la birra, buona eh. Ecco, no, c'è a fiumi. Saiuz si fa. No, io sono un amante della birra, ragazzi. Non c'è problema. Io non bevo, quindi non faccio testo. E quindi Manu, appunto, dicevi. Che ci scrive che siamo degli sbevazzoni. Ma vabbè, dai. Roberto, io lo sono, c'è uno proprio... sbevazzone di birra. No, invece io e Manu non beviamo alcolici, quindi. Giusto, ma non fumiamo tra l'altro, quindi. No, io mi drogo di tè alla pesca ormai. Esatto. Provvisoriamente così. Quindi Palazzo Live, vi ricordo, sabato 12 maggio e domenica 13 maggio, e Manu quindi ci diceva come è nata un po' la cosa, diciamo così, un po' una sfida, che appunto penso che sia una sfida che andrà a buon fine. Per quanto riguarda i gruppi invece, Manu, perché ci sono alcuni problemi organizzativi non indifferenti, però con la buona volontà si fa tutto, dai ragazzi. Io mi sto sbattendo come un matto e nel cercare di organizzare, anche perché sono solo a organizzare questo evento. Se non avessi Stefano che mi dà una mano ogni tanto, impazzirei. Tra l'altro è appena arrivato, adesso sentiamo anche lui. E lo salutiamo. Sì, adesso arriva, adesso sta arrivando. Beh, non ti mancano le competenze, comunque le capacità, Manu, se posso permettermi personalmente di dire una cosa, quindi nel senso che te ne intendi di musica. Ho voluto sinceramente mettermi alla prova anch'io. Se fallisco, pazienza, vabbè, peccato. Però se viene fuori bene, viene fuori bene, ragazzi. Qua buttiamo giù Castelfranco. Anzi, il palazzetto che... E qua facciamo una battuta, anche un'autoironia. Buttiamo giù il palazzetto, che tra l'altro è da 20 anni che sentiamo che lo devono buttare giù per impraticabilità. L'hanno appena restaurato. Cosa vuoi che butto giù?
E quindi anche così, insomma. Per quanto riguarda i gruppi invece, Manu, se ci vuoi raccontare qualcosa anche di, non so, di cosa parlano, di cosa si tratta, di cioè cosa faranno, insomma, come genere. Naturalmente tutti fanno musica propria. Scusate, Stefano, se vuoi, sto facendo finta di è qui che ma adesso Stefano un po' il tranquillo per non disturbare. Sì, ma adesso Stefano lo facciamo, chiamiamo in causa anche... mentre Stefano mandiamo si prepara, mandiamo un brano. Sì, dai, sì, mandiamo Scarda, okay. Dai, ok, allora sì. Di Scarda facciamo ascoltare Depressione aziendale. Ascoltatelo bene, mi raccomando, no, perché è molto importante, ascoltatelo bene, e invito tutti i nostri ascoltatori anche ad ascoltarlo molto bene, ok? Bene, vai. Depressione aziendale di Scarda. Antonio Bianchi è scritto sul mio cartellino. Lavoro alla banca con giacca e cravatta. L'impermeabile se piove, piegato sul braccio se poi esce il sole. E a fine mese io ci arrivo sempre, ma ciò nonostante mi sento un pezzente, rinchiuso dentro il mio copione, che va avanti per sempre fino alla pensione. Tururu, tururu, tururu. Ho una valigetta di pelle marrone, là dentro ci tengo la noia e l'orrore, i tassi variabili, la commissione e i nostri prodotti per fotter le persone. Guarda lassù, sembra bellissimo. Vieni anche tu, sembrano dirmi vivono tutti qui. Via. La sera poi ritorno a casa, la tavola pronta, la TV accesa, mia moglie 8 anni, la stessa spesa, i miei figli felici di farmi una sorpresa. Immaginavo una vita diversa, meno monotona, molto più intensa. Mi sento spogliato di ogni speranza, l'eterno tramonto di una giovane danza. Guarda lassù, sembra bellissimo. Vieni anche tu, sembrano dirmi vivono tutti qui, vivono tutti qui, e vado via. Quando sull'autobus riesco a sedere in mezzo alla gente, mi metto a pensare, in fondo la vita funziona così, prima ti diverti e poi devi capire, e trova un lavoro, un'ascesa sociale, compra tutto ciò che ti può soddisfare, fatti una donna da mantenere, 2 figli ed un cane da sfamare, un lavoro di merda e mi voglio ammazzare, i lussi li tengo per soddisfare i figli che amo e che vedo a distanza, e mia moglie 8 anni, ho sposato una stronza. Guarda
lassù. Sembra bellissimo, vieni anche tu. Sembrano dirmi, vi mollo tutti qui. Siamo qua, siamo tornati su Saiuth, no? Gianluca, dove sei? Sì, siamo sempre qui. Ma ti volevamo lasciare la parola per rientrare. Che potevi dire, appunto, ciao a tutti, ben sintonizzati su Saiuth Web Radio. Su Saiuth Web Radio, trasmettiamo dalla magnifica Romagna. Ti va bene così? C'è qualcuno? Prova! Vai. Allora, ci siete o non ci siete? Non ci siamo qua, mi sa che non ci siamo proprio di testa. Gianluca, allora? No, è che io naturalmente, ascoltandovi anche sul sito, naturalmente mi sono perso quello che stavate dicendo, però penso che Manu è andato avanti. No, io sono qui, ma non, cioè, non vi ho più sentito, è quello il problema. Che pensavamo che andassi avanti tu, Manu, rotta sì, libera. Ma se non mi fai le domande né niente. Roberto non è, dice che siete addormentati, ad andare a caso, ragazzi. Hai detto riparto io. Beh, ho detto dai, abbiamo un nuovo speaker finalmente. Un nuovo speaker, siamo proprio giusto. Allora stavamo parlando, sì, appunto, cari amici. Ti sta spogliando, mi fa anche un po' di pressione. Allora, cari amici, siete sempre su www.sizeradio.net, state ascoltando la trasmissione in diretta live dei lunedì sera. Come ospiti della serata abbiamo Manuel, che è l'organizzatore di questo evento di cui stavamo parlando, il Palace Live, che si terrà il 12 maggio e il 13 maggio 2012 presso il Palazzetto dello Sport di Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso. Ed è arrivato con noi anche Stefano, che collabora con Manuel, che non c'è più, no, Stefano c'è, che collabora con Manuel a questo evento, e adesso anche Stefano ci racconterà anche le varie attività, iniziative, oltre che eventi che appunto loro seguono e gestiscono presso il Palazzetto dello Sport di Castelfranco Veneto. Bene, Manu. Bene. Chi parla? Allora, mi presento, sono Stefano. Un saluto a tutti gli ascoltatori, grazie a Rosario e Gianluca per l'invito. E niente, io, Manuel e un po' di altre persone assieme, parallelamente, appunto, avrete già sentito, ci stiamo organizzando per dare spazio, oltre che alla musica, sempre a attività giovanili, attività per cui ai giovani interessa, oltre la musica, trovarsi e giocare nei modi più variegati. Intanto mi scuso con gli ascoltatori, è la prima volta che vado in diretta e di conseguenza mi perdoneranno se non sono molto pratico dell'argomento, come ha sentito Gianluca molto spesso parlare, anche forse troppo, però questa è una cosa che doveva andare col beep. Va bene, dai, comunque, ok. E quindi no, si parla delle attività da fare per i ragazzi e con i ragazzi come modo di incontro, di dialogo e di scambio. Alcune attività, non so se sono già state elencate, scusate perché sono arrivato in ritardo. No, non abbiamo mai parlato delle attività. Ci sono stati dei corsi di espressione, come la musica su Science è un'espressione che artistica. Anche all'interno del palazzetto abbiamo trovato un altro tipo di espressione, che è l'espressione, Manuel, tu sei più pratico, del disegno, e quindi abbiamo proposto un corso di disegno a cui abbiamo proposto ed è stato fatto, è riuscito finalmente. Abbiamo avuto una risposta, abbiamo avuto sette persone che hanno disegnato con noi. Una era Manuel e il resto erano tutte donne. E non dire che c'ero io, cazzo. E quindi è contentissimo, quindi vedete, anche le cose serie, non so se avete mai visto Manuel dal vivo, potrebbero essere strane, con lui effettivamente si riescono a fare. E dopo abbiamo fatto invece cose molto più ludiche, quindi tornei di ping pong, sempre con della buona musica sotto, proposta sempre da Manuel, su probabilmente consiglio di Gianluca, visto che spesso e volentieri suonano insieme.
Ridi perché non è vero oppure? No, scherzo. Aspetta un attimo, diciamo a tutti i fan dei Testasi che sono sulla pagina che i video che carichiamo ce li fa quest'uomo, Quindi se sboccate, è colpa mia a livello visivo, a livello audio è colpa di Gianluca perché non va bene a ritmo. Sono andato sabato Rosario sul loro a una loro test, ma era no comment. Alcune cose nascono e rimangono nella loro sala. E come penso molti gruppi che ascoltano Science Web Radio, suppongo che alcune cose non verranno mai, non saranno mai uscite. No, comunque, ma parliamone se vuoi. No, scusate, apriamo sto dibattito che sono interessato. Ma non si può aprire una cosa che deve rimanere segreta, e se c'è qualche altro gruppo all'ascolto si faccia vedere sul post e probabilmente molti diranno che forse qualcosa deve rimanere al coperto. No, parliamo, perché tanto Manu so che caricherà questi video già con Gianluca e Manuel. Allora, ricordo a tutti che Saiuz Web Radio e anche i Destasi qui lavorano molto bene sul Veneto, suppongo, giusto? Sì. E il tipico intercalare Veneto non si può dire, e quindi allora, rimaniamo sul vago. Alcune cose, ripeto, nascono e rimangono all'interno della sala prove del gruppo. Quelle cose lì, adesso ho capito. Non c'ero arrivato io, eh? Neanch'io, io pensavo ad altre cose. Le altre non le avrei mai pronunciate. Se vuoi, mandiamo delle foto, delle diapositive su se Rosario ci darà dello spazio. Ma sì, le mettiamo sulla web. Scusami, Stefano. Ehi, se hai delle diapositive, le mettiamo su Saiuz Web TV, eh? No, non ha foto, non ha niente. Però dopo ci arrivano i NAS, è un po' un problema. Esatto. No, scusate, invece. No, sono bravi ragazzi, che ogni tanto c'è uno sfogo interno alla sala prove perché non si capiscono, ma come appunto tutti i gruppi. E appunto per quello, come attività al palazzetto, stiamo cercando di fare questo incontro di 2 giorni, sabato e domenica, perché i gruppi non si sfogano più solo all'interno delle loro sale di prova, ma venga fuori. Io pensavo fossimo pochi a fare una cosa del genere, e Rosario, di nuovo, complimenti per l'idea, però visto che ci sono anche pian piano nelle nostre zone, c'è questo ritorno al facciamo musica, la facciamo nostra e vogliamo renderla e darla, cioè condividerla con gli altri. Secondo me è fantastico, perché sai, di sera vai in giro, cerchi di fare qualcosa, ma dopo senti sempre musica, cover eccetera, che magari spesso e volentieri è una critica verso chi fa cover, perché ti aspetti che la faccia in maniera perfetta. Invece mi piacciono tutti quelli che fanno cover. Dovete uscire con questo uomo e sentire quante imprecazioni tira al minimo cenno di sbaglio di una battuta su un quarto, un sette ottavi, quelle cose lì che io capisco poco, purtroppo. E quindi insomma, invece, il fatto che è musica propria è molto bello, è proprio per questo la San Liberale, scusate, come circolo noi, come gruppo parrocchiale e al palazzetto come gruppo giovanile, abbiamo cercato di dare questi spazi. Lo ricordo a tutti, se posso, se non è pubblicità occulta, cercate Palazzo Live su Google, scusami Saiuz. Non è tanto occulta, comunque dillo, non ti preoccupare, non ho problemi. Beh, intanto diciamo che abbiamo trovato qualcuno che fa star zitto Gianluca. No, io mi sto spellicando le risate da quello che vedo. Ti chiede se va a Duracell. Ma non ti dico dove, no, non si può dire, siamo in radio. C'è Roberto che mi chiede un'altra cosa, ma è meglio che quella là. Infatti, io mi sto sbellicando anche delle risate per i messaggi che state scrivendo, perché siete disgraziati. specie Roby. Stefano tira fuori. No, dai, insomma, ricordo. Ma sto spogliato, è la camisa adesso. Oh, fa caldo. Comunque, torniamo in noi, dai. Per fortuna non avete anche la chat con la telecamera. No, c'è la webcam, qua. Sì, ma è meglio disattivarla, se no Saiuz perde tutti i suoi ascoltatori, che se no mi uccide. No, e appunto vi ricordo tutti, Palazzo Live, cercate da qualche parte sui motori di ricerca, dovrebbe venire fuori il nostro. Siamo i primi, link. Siamo i primi. We are the first. Si dice così? È stata una caccia in inglese mia? Bene. E il 12 e il 13
spero, vi ho detto giusto. 213 cosa? Maggio 23, 84. Di che anno? 20.304 utenti. Andate su Palace Live e troverete tutto. Il 12 e il 13 di maggio facciamo il concerto. E quindi insomma, appunto, diamo spazio, come so che fa Saiyuz Web Radio, alla musica nostra, alla musica che ogni gruppo crea e ogni gruppo propone, senza nulla togliere ai grandi musicisti, però insomma è bello anche dire la propria su come la si pensa, eccetera. Abbiamo, cercando questi gruppi, prima io e Manuel, così si andava in giro a sentire, era forte, ogni gruppo aveva il suo modo, magari che tu a volte non può piacere, eccetera, però è bello perché è il suo modo e non potrai dirgli niente, è un suo modo di comunicare che pian piano, se ti piace e se lo ascolti, inizi a capire anche loro come reagiscono, cioè come comunicano e come sì, insomma, mi sono un po' incartato, non so se e non hai idea di che casino trovasti, no? Ma... cioè, no, vi saluto, vado via. Cioè, ci siamo dovuti sbattere, per fortuna che ci sono dei ragazzi tranquilli che ci hanno dato delle dritte paurose su chi andare a prendere, su chi trovare. Beh, poi parleremo dei gruppi, comunque li presenteremo un po'. Sì. E niente, ritornando appunto alle attività, abbiamo fatto quindi anche tournée di vario stile, vai dal ping pong il classico al calcetto balilla, che è quello più gettonatelo, più gettonato, scusate, mi papino ogni tanto, ogni sempre. E poi un'altra cosa che non so se voi avete fatto un po' di università, le carte, quelle di ruolo, quelle strane, non posso dire il nome perché sennò penso sia pubblicità palese. E così, insomma, diversi modi per socializzare. Giochi di ruolo, carte di ruolo. E quindi diversi modi per contattare i vari giovani e metterli in rapporto, perché alla fine tra videogiochi e altro è un ammasso di cioè no, ci stiamo, me compreso, veramente lobotomizzando. E lo si sente anche da come parlo, probabilmente. Quindi lo sfogo su qualcosa di molto più serio. Vai dalla musica, come Saiyuz prevede sempre, come Zario prevede sempre. Non so voi, ma io mi sono messo i tappi perché mi ha rotto le palle ormai. A un certo punto qualcuno mi fermi se sono troppo. Ma se bello sentirte, tre cariche, finalmente Gianluca non parla. Cioè, è vero, Non ce la faccio, Stefano, neanche perché, guarda, Stefano, devo farti i complimenti, sai perché? Gianluca, miracolo! Devo farti complimenti perché sei l'unico che sei riuscito a far star zitto Gianluca. Signori, non c'è riuscito nessuno fino a questo momento. Fuori dalla finestra piove. Insomma, comunque speriamo molto numerosi. La gente che è in ascolto, sicuramente molti qui alla Science Web Radio, a tutte le stavo via. Allora, ragazzi, intanto una roba, Roberto, basta. Roberto, basta. Basta. Basta perché non si può andare avanti così. Una volta in tanto. Non si può andare avanti con la gente del genere, va bene, dai. No, veramente non ce la faccio più. Ok, vedete fuori Gianluca, per favore, perché non è in grado di... Basta. Mi saluto. Nato. Rosario, questo qua è nato. Penso come sabato sera. È giusto per chi magari non è al corrente di quello che sta succedendo, visto che... Stefano, però posso dirti una cosa. Sì. C'è Federico che scrive, meglio far cover che andare in disco. Grande Fede. Non sei l'unico a pensarla, ricordi? E stiamo cercando di organizzare queste attività proprio per dimostrare che effettivamente è vero. E quindi aspettiamo se questo Federico ha un gruppo musicale che si vada a sentire volentieri. Ok. Io so già chi è sto Federico, grande Federico. Ah, grande Manuel. Basta andare su Facebook e lo vedi chi è. No, ma io so già chi è. Ma abbiamo un po' di tante pagine aperte per ogni gruppo, perché dovremo comunque giustamente dire a loro. Quindi abbiamo 1000 pagine, abbiamo un unico monitor. Come cervelli ne abbiamo solo mezzo. Però vabbè, insomma, mezzo è un po' troppo forse. Stiamo parlando di io e Manuel, giustamente ho escluso da questo. No, ma sicuramente anche Gianluca, anche Gianfranco, anche Robby. Comunque.
altri modi di prendere carico. Allora, vedo che non sono l'unico a bere qui, che siamo stremi tutti quanti. Tende almeno, dai. Invece posso dire una cosa seria, ragazzi, se mi permettete, riguardo le cover band, che anch'io non approvo per motivi vari, però di cui faccio parte. Nel senso che io ho quest'idea qua sulle cover, comprendo appieno quello che dice Stefano, e lo condivido, perché io non sono molto propenso per le cover. Manuel sa come la pensiamo io e lui. Però appunto io poi, tra l'altro, suono con un gruppo con cui appunto suono la chitarra e canto, si chiamano gli Zuma Beach Band, come già sapete, con cui facciamo cover West Coast. Però io sono dell'idea che, se possibile, appunto perché la cover ormai fatta precisa uguale, o non ci riesci o diventa una mera e propria gara a chi la fa uguale, che poi neanche gli stessi artisti originari riescono a farla, è bella quando viene un po' reinterpretata, con tutti naturalmente, diciamo così, virgolettati del caso, perché capisco che nel momento in cui tu la reinterpreti o comunque la personalizzi un po', rischi di diventare ridicolo o di ridicolizzare la cover, o comunque di far dispiacere a chi veramente ama il gruppo e se lo sente un po' stravolto magari da amatoriali che non sanno suonare. Però vi posso garantire che reinterpretandola la si rende anche un po' senza stravolgere in maniera ridicola. Naturalmente non sono d'accordo, ma se devi, ci sono due modi per fare le cover: o la reinterpreti o la fai uguale. Se non la, però, fai, se non la sai reinterpretare e non la fai uguale, meglio che fai roba tua. Sì, no, ma io sono d'accordo, io sono sempre per fare la musica propria, che poi se ne dica, che e con tutte le difficoltà che ci sono, anche se poi tutti siamo partiti dalle cover, perché quando impari anche a suonare uno strumento parti sempre da cover, cioè imparando sulla scoppiazzatura che si fa degli altri brani dei gruppi famosi che tutti ascoltano. Però devo dire, un secondo, sì, salutiamo Roby. Salutiamo Roby, che ciao Roby. Ciao Roby, buonanotte. A te. Sì, buonanotte Roby, ci vediamo appunto il 30, lunedì 30, se non sbaglio, con Scarda, appunto, che sarà ospite qua da noi, con Roby, anche se potrà venire, e poi chiudiamo l'argomento cover, perché poi qua naturalmente, conoscendo anch'io vari musicisti, non solo il tempo passa, sì, ma ognuno poi ti dice la sua. Allora c'è chi parla delle cover perché quelli che fanno musica propria sono sfigati, perché poi comunque non li chiama nessuno, ed è vero, per carità, nel senso che so che è anche questo, e anche perché purtroppo c'è una certa mentalità e voglia di, da parte dei locali e dei gestori, di non rischiare a chiamare gruppi che fa musica propria, perché vanno sul gruppo che fa le cover ed è sicuro che ti riempie il locale, o che perlomeno la clientela che va in un pub, in un bar o in qualsiasi locale la sera non vuole ascoltare, non vuole anche impegnarsi mentalmente ad ascoltare un gruppo che fa musica propria, ma gli va benissimo ascoltare un gruppo che fa cover. Quindi vai perché ti ascolti i Guns N' Roses, vai perché ti ascolti i Deep Purple, vai perché ti ascolti i rock anni 70, e certo non vai ad ascoltare a caso, con l'incognita di chissà se vi piaceranno, un gruppo che fa musica propria. Quindi, essendoci queste varie scuole di pensiero e capendo anch'io commercialmente non solo le varie esigenze, dico sì, hanno ragione un po' tutti, in effetti, non per voler stare nel mezzo ed essere diplomatico. Certo è che io prediligo far musica propria, anche perché poi si attinge sempre da qualcosa per cui uno è cresciuto e con cui uno ha ascoltato ed è cresciuto appunto da ragazzino. Prediligo sempre la musica propria, negli ultimi tempi non disdegno le cover in assoluto, ma diciamo che mi piace quando anche con gli Zuma le, fra virgolette, reinterpreto senza modificarle, perché io chiaramente, come diceva Manu, o le reinterpreti bene, e allora approfondisco il discorso che diceva Manu, che concordo, che per approfondirle bene devi avere comunque allora un grande spessore professionale alle spalle, una grande esperienza, o comunque sei talmente bravo che ti sei ricavato negli anni un tuo modo e stile, per cui lo puoi reinterpretare nel tuo stile, e questo lo possono fare solo le grandi band e non solo. Però mi piace anche quando facciamo una canzone di Neil Young, o comunque sia di quello che è, Country Roads di John Denver, mi piace quando io riesco un po' a farmela mia, facendo delle cose di voce che naturalmente non devono essere strampalate, ma che allungano
il brodo, che lo portano più sulle mie corde, perché chiaramente se dovessi fare uguale uguale non ci riuscirei. È anche un espediente, magari un mero espediente anche di bassa lega, per raggirare l'ostacolo, non lo nego a volte, perché magari per sopperire alle incompetenze tecniche o non capacità strumentali uno può fare anche questo. Come anche quelli che dicono che chi fa cover è bravo, perché appunto si impegna, studia, le fa precise, allora non è facile fare qualcosa già fatto da altri. Invece chi fa musica propria è comunque sfigato e raggira l'ostacolo perché non sa suonare e si fa musica propria. Oppure chi dice che chi fa cover è sfigato perché chiaramente non potrebbe fare qualcosa che proviene dal suo personale bagaglio musicale e quindi si mette a far cover perché è più facile far musica di altri già fatta e basta ripetere le note. Hai ragione Gianluca. E quindi ci sono queste... Dai. Secondo me sta diventando troppo una cosa filosofica. Un po' di figa, dai. No, e quindi ci sono entrambe le scuole e io devo dire che entrambe hanno ragione, non è... però secondo me basta divertirsi e comunicare la positività. Beh, penso che aspettiamo sul blog di Science Web Radio qualche informazione da parte di chi ci sta seguendo per capire se effettivamente preferiscono far cover metà e metà, più personale. Lasciamo il nostro sondaggio. Science Web Radio, preferisci fare cover? Sì, fare musica propria? Dicelo su radio, su Science Web Radio. Io, Gianluca si esprime, si è già espresso, piace fare soprattutto musica propria, ma anche divertendomi. Devo dire che fare musica propria è impegnativo e dà più soddisfazione, anche se poi hai più fatica, fai più fatica ad uscire perché i locali naturalmente non li trovi. Ma fare cover, quella volta ogni tanto, ti diverte. Almeno io la penso così e non è da disdegnare comunque. Quindi, cari amici, apriamo il sondaggio su Science Web Radio e anche sulla pagina Facebook, come diceva Manu. Quindi vi aspettiamo e io vi saluto e vi auguro una buona notte. Lasciamo la parola. Scherzi a parte, scherzo. Gianluca. No, sono già le 23:11. Quindi solo te di cover, di sboronate, mica colpa mia. No, ecco. No, adesso c'ho la parola a Stefano e a Manu. Sì, Gianfranco, Gianfranco anche, che è uno che ci dà una mano, che è un grande, esatto, che ci dà una mano. Appunto, dicevo, Gianfranco, lo vogliamo chiamare in causa, visto che sono già le 11 passate, abbiamo un altro, una mezz'oretta ancora abbiamo, Vorrei ringraziando il gruppo Patrock, che è appunto un gruppo che si è messo a lo presenta Gianfranco, che cacchio vuoi parlare te, no? Perché io conosco Gianfranco e è meglio che non lo presenti. No, comunque sì, no, lasciamo la parola. Vai Gianfranco! È in linea oppure... Non so, sta scrivendo che... No, cioè, Gianfranco scrive soltanto. Allora si vede buonanotte, che non è... scritto buonanotte! Allora Gianfranco ci ha salutato, va bene. No, non ci ha salutato, sta scrivendo, però se viene in chat, se viene in audio, in diretta è anche meglio. Ragazzi, voi la fortuna di avere una DSL, nonostante le mille insistenze per l'informatizzazione dell'Italia, ci sono ancora zone, tipo io abito 5 km distante da Manuel, dove la DSL non c'è ancora e quindi alcuni canali ci sono proprio interdetti. Alla faccia, sì. Gianfranco, beh, intanto io parlo io nel frattempo che cerchiamo la comunicazione. Sì, sì, sì. Gianfranco, appunto, noi del Palazzo Live cerchiamo, abbiamo questa joint venture. Joint venture, wow. È una parola grossa, Dare così col Patrock, che è questo gruppo di ragazzi che si sono messi su dicendo, beh, nella nostra zona è un po' morta come gruppi musicali. Non era morta, non era vero. Diciamo, erano nascosti e suonavano. Diciamo che il Patrock è uno spazio che è un luogo che dà spazio ai musicisti, con una sala prove ben attrezzata, con delle attività di cui poi parlerà Gianfranco. Lasciamo lui il campo libero, naturalmente. Noi siamo di un'altra parrocchia e non pensate male. Di solito quando si dice così, Si sono. Hai il riverbero, hai il... Ecco Gianfranco, buonasera Gianfranco, benvenuto. Buonanotte, tra noi. Ciao ragazzi, ciao, scusate. Ciao Gianfranco. Con le cuffie. Ciao Gianfranco, benvenuto nel casino. Ciao Gian. Ciao Manuel, ciao Stefano, ciao amici, grazie, ciao ciao. Ciao di nuovo Gianfranco, benvenuto. Allora ci siete? Sì, buonasera, ciao. Perfetto, volevo un attimo salutare Miriam.
Gianluca. Ah, sì, Miriam. Lasciami il numero. No, no, è mia cugina. Ciao. Smettete di fare i cretini. Ciao Miriam. È Miriam, mia cugina, che la saluto davvero tanto calorosamente di cuore. La ringrazio per essere venuta ad ascoltare, per aver aggiunto quindi mi piace, immagino, come ho visto sulla pagina Facebook di Saius Radio. E naturalmente, vabbè, lasciamo la parola a Gianfranco adesso, che ci racconterà anche del Pater Rock e quanto riguarda anche la collaborazione che fa con Manuel e Stefano col Palazzetto dello Sport. Quindi eccomi qua, mi sentite ragazzi? Sì, con un bel po' di... Sì, sento un po' di riverbero ed ecco. Penso che sono arrivato in un momento in cui siete in una fase festa, credo, vero? Occhio e croce. Ma diciamo che è una serata un po' strana. Non so più che dire. Sento che vi divertite parecchio, dai, bene, so. Sì, questa sera è andata un po' così, dai. È bene che sia così anche. Buon segno, buon segno. Esatto. Niente, sì, Patro, che è un'associazione informale che lavora appunto vicino, siamo vicini con il palazzetto, sempre a Castelfranco, ed è un'associazione informale, come dicevo, che gestisce una piccola sala prove dove una media di 3 gruppi al giorno ha la possibilità di utilizzarla per un paio d'ore e suonare con i propri amici, con il proprio gruppo. Da qualche tempo anche ci stiamo muovendo anche verso l'esterno, perché organizziamo anche live con concerti. Ne abbiamo 2 date importanti all'anno, che sono una a febbraio e un'altra un po' più grossa invece in esterno, che è d'estate, dove a giugno facciamo anche noi i nostri concerti con gruppi della nostra sala e anche gruppi che vengono da fuori, insomma, ecco, questo è un po' il discorso. Bene, quindi la collaborazione poi col palazzetto subentra, o comunque viene da sé, insomma, col fatto della musica, in sostanza, diciamo pur così. Sì, esatto. Con Manuel e Stefano, diciamo, almeno. Come ti dicevo, da qualche anno ci muoviamo anche in altre direzioni, cioè nell'idea del progetto c'è la voglia di andare oltre all'utilizzo della sala prove per fare soltanto musica, ma ovviamente oltre ad essere un punto di aggregazione per dare uno spazio di riferimento che gira attorno all'interesse per la musica, vuole essere anche un punto per condividere altri interessi che possono essere simili o paralleli a quelli della musica. In particolare, per farvi un esempio, stiamo partendo con facciamo anche dei corsi di formazione specifici. Adesso inizieremo a fare qualcosa che riguarda l'utilizzo dell'impianto audio, perché ci stiamo autofinanziando, noi siamo tutti in autogestione, per cui con quanto ricavato dal piccolo contributo che ogni gruppo dà, oltre alla gestione per la manutenzione della saletta, acquistiamo anche del materiale che poi serve per la gestione dei live, quindi tutto quello che sono gli strumenti necessari per la gestione dei live. E in questo contesto stiamo cercando di organizzare e di formare alcuni dei giovani che sono interessati a lavorare in questo settore, a farsi un'esperienza, imparare un po' a gestire questi live, e iniziare a fare una formazione in questo senso, in modo da poter avere la disponibilità di andare poi a gestire concerti esterni, visto che ultimamente abbiamo sempre più richieste, come appunto nel caso del Palace Live, di andare a gestire questi concerti. Questo è un po' anche uno degli obiettivi che abbiamo nella nostra associazione, è anche questo. Molto bene, bravi, veramente complimenti allora per le varie attività, perché vi prodigate appunto per creare anche voi un'altra offerta culturale, naturalmente, musicale poi nello specifico, a Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso, ricordo, dove si terrà appunto il Palace Live il 12 e il 13 di maggio 2012, dalle 4 del pomeriggio fino a mezzanotte circa. Bene, Manu e Stefano, voi volevate appunto collegarvi, aggiungere qualcosa anche in merito a quello che...
che... No, con Gianfranco ti ha già spiegato lui quello che fa, si impegna anche nel sociale, comunque con il Patroc dà spazio a tanti ragazzi, a tanta gente che ha bisogno di divertirsi, di suonare e che non ha spazio purtroppo, e quindi una realtà così fa comodo anche in una piccola cittadina come Castelfranco, soprattutto in una piccola cittadina come Castelfranco dove manca tutto, dove dicono stiamo bene, siamo bravi, siamo questo, siamo quello, abbiamo tutto, invece per la gente, per i ragazzi non c'è proprio nulla, a parte i bar. Allora, ritorniamo un po' sul discorso anche San Liberale, poi tanto Gianfranco parlerà anche di qualcos'altro dopo sempre del Patro, non c'è problema, quando vuoi intervenire basta che mi fermate. Lo stesso vale per Saiuz anche. E lo stesso discorso. Sto ascoltando con tanto interesse perché sono un po' fuori, no, da queste... da questo, cioè io mi sono avvicinato per la prima volta insomma a tutto questo mondo, quindi lo sai Gianluca, quindi amo ascoltare quando non so e poi intervenire se devo chiedere qualche cosa o un dubbio, soprattutto fare qualche domanda. No, sai cosa, se posso intervenire, il bello è questo, che ormai no, sto scherzando, Stefano parla. Sì, ormai ti ignoro, no, cioè nel senso, no, il bello è che ad esempio, cioè io e Manuel si diceva, boh, questi ragazzi cosa possiamo fare? Musica, ok, anche perché la musica piace anche a noi, si vedeva in giro, c'era parecchie persone che sta cosa qui andava, ma la difficoltà nel trovare chi poteva far cosa. Allora, ti guardi un attimo in giro, allora, io conoscevo Gianfranco, ok, nel bene e nel male, insomma, dopo ognuno valuterà il meglio che può, e allora sapevamo che lui era comunque in riferimento a questo gruppo di tanti gruppi giovani musicali che suonano. Allora abbiamo provato ad andare a vedere come loro si gestivano, e vedevi che l'energia che ci mettono nel fare le cose, tipo loro avevano fatto anche loro nella festa patronale di San Valentino alla Pieve, confermi Gianfranco? Confermo, cioè, sì, confermo. Hanno organizzato anche loro un contest, certo, musicale. Ma cioè l'energia che questi ragazzi e tutti quelli che ci giravano attorno, perché non stiamo parlando solo dei gruppi, dopo ogni gruppo porta i suoi amici e altri amici conoscono altre forme di musica. Noi i famosi amici degli amici. Appunto, noi non sapevamo niente di come organizzare, però, e il gruppo appunto del Patroc con cui abbiamo chiesto una mano per l'organizzazione pragmatica. Child's Web Radio che ci aiuta nel fare pubblicità e comunque pubblicità anche i gruppi che gentilmente si sono posti adesso ne parliamo. Che gentilmente ci daranno un'ora della loro musica per divertirci. Cioè, chiede una mano a uno, chiede una mano all'altro, ognuno si aiuta con gli altri e la cosa nasce, cresce e diventa. Sì. Quindi adesso diamo appunto spazio anche ai gruppi, che alcuni del Patroc, altri invece che abbiamo trovato pure da fuori, da non so dove, lo sa Manuel, zona Friuli, Trieste, altro anche Trento, da Trieste vengono. Allora ragazzi, beh, intanto vi faccio sapere, durante la festa di San Liberale, come diceva Stefano, a Castelfranco abbiamo fatto tanti eventi, abbiamo fatto corsi, abbiamo fatto tornei, adesso ci sarà la sagra di San Liberale, ma vabbè, quella là si arrangia a San Liberale, quindi non ne parliamo. Ci sarà all'interno della sagra di San Liberale, io organizzo anche una mostra di modellismo il 28 e il 29 aprile, dove anche i ragazzi potranno provare a fare il modellismo, potranno provare a costruire qualche kit, quindi qualche attrattiva in più per i giovani. E poi il concerto 12 e 13 maggio, come già diceva Gianluca, i gruppi li abbiamo detti, sono i Recattivo, i Tables, i Bleeding, Shuffle Leaves, The Stasi, Dennis Capot, Limone, Acqua Sporca, For Sure, Grim Note, The Red Touch and Colored Sweet. Allora, questi qua sono tutti dei ragazzi della zona tra Padova, Vicenza, Treviso, Trieste, quindi siamo molto sparsi come genere. Anche come genere andiamo dal rock al metal più aggressivo, quindi andiamo da un rock melodico dei Recattivo, passiamo per il rock dei Tables, passiamo per l'hardcore dei Bleeding, per i Shuffle Leaves, che fanno un genere estremamente simpatico e divertente, di cui non, sinceramente non so che tipologia sia, però vale la pena venire a sentire.
andiamo con i De Stasi, gruppo mio di Gianluca, di cui avete già sentito la diretta qua su Sirius. Poi abbiamo i Genus Caput, un grande gruppo della Castellana che ha già avuto molti successi in contest, ha fatto un disco, e quindi è un grande piacere averli con noi e che ci hanno dato la disponibilità per venire a suonare da noi. Alla domenica andiamo con Limone è un artista pop della Bassanese, simpaticissimo, mi ha colpito subito, è una figata. No, non sto dicendo una cavolata, Stefano, te che mi fai le faccine. No, è fantastico, Limone a me piace un casino, anche è pop. Detto però, da uno che non gli piace il pop, significa che si merita probabilmente. È carino, è simpatico, quindi è da ascoltare. E dopo il pop andiamo con il punk degli Acqua Sporca, quindi musica ribelle. Andiamo con i For Sure, che anche loro uno stile punk, stile rock alternativo. Grim Note, che abbiamo già sentito, anche loro su rock alternativo. Red Torch, rock alternativo. Color Sweet, e qui andiamo su un genere totalmente diverso, andiamo su una cosa, un misto fra generi incredibile, cioè passiamo dalle sonorità dei vecchi anni 60 con i Led Zeppelin, passiamo a sonorità come i aspetta che non mi ricordo più il nome, dove c'era un bassista fenomenale, i Primus, andiamo a delle sonorità come i Primus, cioè una cosa incredibile, li abbiamo conosciuti in una serata e siamo stati colpiti dal genere che facevano, gli abbiamo chiesto subito se potevano venire, questi ragazzi sono da Trieste e ci hanno dato subito l'ok anche senza prendere un soldo, quindi questa è la volontà dei ragazzi che vengono da noi, non vogliono soldi, vogliono solo divertirsi a suonare. Ora sentiamo un po' Gianluca se ha qualcosa da chiedere. Per quanto riguarda appunto poi il fatto che appunto queste persone è ammirevole che vengano di propria spontanea volontà, certo che poi è uno scambio ovvio perché loro vengono a esibirsi, però è anche vero che vengono appunto a costo zero, se non anche sotto costo nel caso di questo gruppo che viene da lontano, che non si prende neanche le spese di venire. No, invece per quanto riguarda le altre attività del Palazzo Live, che dicevate appunto dei corsi, cosa c'è in futuro, cosa bollerà o cosa bolle in pentola per quanto riguarda i progetti futuri, quindi oltre al Palazzo Live, per quanto riguarda il palazzetto, cos'altro c'è previsto, diciamo così, che so che avete anche altre attività, poi giugno, settembre dell'anno prossimo, comunque altri corsi o quant'altro. Adesso parliamo di settembre, di giugno, praticamente per cui adesso inizierà la stagione purtroppo dopo per l'estate andremo a chiuderla. Andiamo a chiudere perché con le feste, con l'estate i ragazzi vanno fuori, vanno in gita, vanno a farsi le vacanze, quindi non c'è molta attività. Però a settembre riapriamo con i corsi, quindi ci saranno anche dei corsi di disegno, ci saranno dei corsi di computer, base anche per gli anziani abbiamo pensato, mica solo per i giovani, abbiamo pensato anche per gli anziani. Gianluca, sei interessato? Anche Gianluca. Anche Gianluca, però. Poi ci saranno dei corsi anche di dizione, se me li tiene Gianluca, vedremo se riusciamo a convincerlo. E ci sarà soprattutto un bel evento che potrebbe essere a settembre, di cui stiamo già cercando dei gruppi. Vorremmo fare delle serate in cui spieghiamo la storia di un gruppo, per esempio i Led Zeppelin, e andiamo a spiegare la storia di un gruppo raccontata da uno speaker con immagini, spero sia Gianluca questo speaker, se ci dà l'ok, raccontata da uno speaker con un'immagine, e vedremo delle immagini di Led Zeppelin e sentiremo nella stessa serata un gruppo che fa le cover dei Led Zeppelin. Questo succederà con i Led Zeppelin, succederà con i Beatles, succederà con i Genesis, con i Pink Floyd, succederà con molti gruppi e speriamo che questa iniziativa abbia successo. Sì, certo. Ricordiamo che tra un mese ci sarà anche un evento organizzato dal Patroc, giusto Gianfranco, mi confermi? Sì, io chiedo scusa ma mi sento a colpi, adesso vi stavo seguendo a colpi perché ho problemi con una con Skype. Comunque sì, a giugno noi abbiamo il live che facciamo ogni anno e
dovrebbe essere, se non sbaglio, il 16 di giugno, cioè il terzo weekend, il sabato, il terzo weekend di giugno, lo facciamo coincidere con la fine delle scuole, un po' momento anche per far festa prima delle vacanze, ed è una tradizione che ormai abbiamo da 4-5 anni, quindi è un evento atteso e partecipato con varie attività che vengono fatte, anche qui ovviamente c'è da mangiare, da bere, e lo stiamo imbastendo in questi giorni. E volevo dirvi che se volete seguire essere anche un po' più informati riguardo alle attività o alle cose che facciamo con Patroco, potete andare sul sito che è www.patroco.it. Lì trovate una serie di deviazioni per andare a vedere quanto ho fatto con YouTube, con i concerti che abbiamo fatto e altri eventi, piuttosto che collegarvi a Facebook per avere poi gli aggiornamenti immediati sulle cose che appunto stiamo organizzando. Sì, questo un po' le cose che stiamo facendo. Tutto questo sempre per far partecipare i giovani alla loro vita all'interno della propria città e dei propri spazi dove vivono e dove possono trovarsi assieme. Quindi due realtà non tanto diverse che comunque convivono e unificano il loro obiettivo verso un fine comune. E io in questo vi faccio i complimenti, ragazzi, non tanto perché appunto siete nella cittadina in cui abito e vivo, ma anche per le iniziative, anche se voi foste stati in un'altra città. Complimenti appunto sempre a tutti coloro che si prodigano in buona fede e con tanto anche purtroppo volontariato, perché si regala la propria professionalità, sì, tempo e conoscenze. Scusa se ti interrompo, diciamolo. Sì, fai. Comunque il Palace Live è organizzato a zero spese, cioè non abbiamo fondi, ci stiamo appoggiando a ragazzi come Gianfranco, ad associazioni come Patroc, ci stiamo appoggiando a gente di buona volontà per far uscire questo evento, e ci stiamo riuscendo, attenzione, e non è facile. Speriamo che certamente di non avere debiti a sto punto, giusto? Questa è la cosa più importante. Sì. Quello sì, purtroppo. No, posso garantire che di solito questi eventi vanno sempre a buon fine e possono essere assolutamente autofinanziati se c'è la disponibilità da parte di tutti, non ultimi ovviamente i gruppi, insomma, perché poi la finalità non è, come diceva già qualcuno, non è fare profit, ma comunque creare delle situazioni dove si possa stare insieme, condividere degli interessi, degli ideali, divertirsi e far festa, insomma, questo è l'obiettivo. E certo, noi non abbiamo mai avuto difficoltà in questo senso, insomma. Certo, è appunto un plauso maggiore appunto per questo fra virgolette scopo, obiettivo, che tra l'altro mi permetto di aggiungere, come mi piace dire anche per varie situazioni, che cerca anche di sensibilizzare, avvicinando i giovani ad un'arte che li renda un tantino più affinati d'animo. Almeno parlo io, per quando dico nei miei corsi appunto teatrali di lettura espressiva o teatrali in genere o laboratori, dico sempre che il fatto stesso che le persone abbiano scelto di fare un corso, magari con me ma non solo, di questo genere, qualsiasi esso sia, è già ammirevole, perché ti rende una persona di un animo sensibile, o comunque lo dovresti essere, perché hai una sensibilità tale da volerti avvicinare a queste forme artistiche. Quindi ben venga anche nel caso vostro appunto un plauso, un complimento per la divulgazione di queste cose, per creare anche un'offerta e diversificare anche l'offerta che c'è sulla piazza di una zona, ma soprattutto anche per avvicinare i giovani, anziché andare, come diceva Manu prima, al bar, che è l'unica alternativa che abbiamo qui, almeno che vengano al bar del palazzetto o comunque all'evento del Patro Rock, o comunque a qualsiasi altra, sì, o comunque a qualsiasi altra cosa, evento, che può essere il corso o quant'altro. Anzi, ringrazio Manu per l'invito, che naturalmente raccolgo ben volentieri, poi appunto ci accorderemo, parleremo e faremo il tutto per quanto riguarda sia le serate riguardanti i gruppi che dovrei appunto presentare leggendo questa cosa, poi vedremo, e anche perché no, questa
questa novità non mi dispiacerà, di fare un corso di dizione e quant'altro. Anzi, nella lezione che terrò domani sera presso la scuola d'arte, la seconda che terrò, per cui purtroppo ho avuto uno stacco per motivi di salute, parlerò proprio, sarà la lezione che terrò sulla dizione e la fonetica, appunto. Quindi ho già preparato per i ragazzi, per le persone che frequentano degli opuscoli, comunque delle dispense tratte dai vari libri che ho dell'accademia che ho fatto di recitazione, ma non solo, ma anche dei vari manuali, le varie cose di edizione. Ho tratto tutte le varie regole ed eccezioni dell'edizione fonetica italiana e ho fatto questa sorta di dispensa, queste dispense per le persone che saranno. E quindi diciamo che saluto anche coloro, se ci stanno ascoltando, che vengono ai miei corsi, e li ringrazio ancora per aver scelto questi della scuola d'arte a Vedelago e anche quelli di Treviso, che saranno il mercoledì sera, e a loro la lezione di dizione sulla A e la E, che sono le due vocali aperte e chiuse, scusate, sulla O e la E, che sono le due vocali aperte e chiuse. Hai fatto un figurino da professore. Esatto, esatto. Sì, perché chiaramente mentre parlo devo fare altre 3000 cose e quindi scusa, quella cosa del corso di edizione, facciamo che chiamo un altro, va? Sì, meglio, va. Meglio sarebbe, perché magari non sono tanto sicuro. Perché non so mica chi che cazzo qua. Esatto. Bene, io direi che possiamo volgere al termine, quindi vista anche l'ora, per cui abbiamo sforato come sempre, stiamo sforando di gran lunga, sono le 23 e... No, veramente hai rotto i coglioni tu finora. Ecco, sono le 23 e 3. Attenzione, 23, attenzione 35. Quando dice l'ora Gianluca, eh? Esatto, le 23:35, e quindi abbiamo al massimo un'altra decina di minuti, quarto d'ora, perché poi non vorremmo arrivare, come spesso facciamo, tirati alla mezzanotte, che è il nostro orario limite, in quanto poi a mezzanotte andrà in onda la mia rubrica, la puntata, la 13ª, la nuova dopo lo stacco delle 2 settimane delle feste pasquali, di The Rock Band History, dove in questa nuova puntata, per queste prossime settimane, tratteremo i grandiosi Deep Purple. Quindi dopo aver parlato dei Dire Straits nelle prime 4 puntate e nelle precedenti 8 puntate fino alla 12ª dei grandiosi, mitici, nonché sempre storici Led Zeppelin, questa volta parleremo dei Deep Purple, quindi faremo un po' la trilogia dei gruppi che dico io, quindi Led Zeppelin, Deep Purple e poi penso proprio i Black Sabbath, dei gruppi che hanno fatto grande rock, che sono alle basi, alle fondamenta, alle radici del rock, del rock and roll, ma comunque dell'hard rock e heavy metal poi anche moderno. Bene, io lascerei la parola a Saius per i saluti, i commiati finali e poi per un commiato, come suol dire. Commiato, poi, brutta parola, esatto, però. Brutta parola, infatti l'ho usato perché l'avevo letto in una cosa. E naturalmente vi ricordo, che non l'abbiamo detto neanche all'inizio, che il prossimo lunedì 23 aprile 2012, purtroppo faremo un altro stacco, un altro stop, per motivi anche di esigenze pratiche. Anch'io tra l'altro non ci sarò, perché ho lezione a Treviso, che l'anticipiamo in quanto il 25 è mercoledì, è festivo, ci sarà appunto festività del 25 aprile, quindi dovendo anticipare lezione poi sai se non sarà disponibile, la puntata di lunedì prossimo salterà per vederci, poi per ritrovarci anzi il lunedì 30 come ospite della serata, come abbiamo detto poc'anzi, anzi prima, come dicevo, Scarda, di cui Rosario Saius all'inizio ci ha parlato. Quindi l'appuntamento non è per lunedì prossimo, ma per l'altro lunedì tra 2 settimane. E rilancio la parola a Saius per i saluti finali, ricordando l'evento di cui abbiamo parlato stasera, del Live at Palace Live, del sabato 12 maggio 2012 e della domenica 13 maggio 2012 presso il Palazzetto dello Sport di Castelfranco Veneto in provincia di Treviso. Vai Saius, salutaci tutti e buonanotte. Grazie della che mi dai la parola, dai. No, volevo chiedere una cosa a Gianfranco. Gianfranco, potresti ripetere il sito che hai detto prima, così? Sì, allora è www.patrock.it. Patrock è l'insieme di due parole, per farvi capire, patronato e rock, quindi Patrock. Così, se è un po' più chiaro il... No, ma mi interessava perché la cosa che è importante, molte volte, sai, quando si parla, cioè la gente ascolta, non riesce bene a capire un indirizzo, un sito, qualche cosa, meglio ripeterlo, così siamo sicuri che, insomma, se qualcuno è interessato e vuol venire sul sito anche a informarsi,
è una buona cosa. Sì, potete con facilità, la trovate anche su YouTube se digitate Patrok Castelfranco, è molto facile che lo trovate. Perfetto, grazie Gianfranco. Ma grazie a voi. Allora, io ho poche cose da dire, anzi voglio ringraziare gli amici perché per me è stata una bellissima puntata questa, perché ho capito tante cose, solo capito, ma anche sono venuto a conoscenza di queste altre cose. Posso dirvi che comunque Saius Web Radio, sia col blog, col sito e con la web radio e la web tv, perché Saius Web Radio è anche una web tv, è sempre disponibile a ospitarvi quando avete diciamo manifestazioni del genere, oppure qualsiasi organizzazione, scusatemi che c'ho un po' la voce rauca, non so perché, quando organizzate manifestazioni del genere, a divulgarle, a parlarne, perché è sempre molto importante. La mia filosofia è la licenza Creative Commons, cioè non è solo il free, ma divulgare, cercare di far capire a quante più persone possibile che esistono realtà che non sono quelle soltanto che ci fanno vedere gli altri perché hanno i soldi, ma anche delle realtà come queste che abbiamo parlato, anzi che avete parlato questa sera, e che con poco, con il volontariato, permettetemi questa parola, si riesce a portare avanti, a fare qualche cosa che si spera diventerà un qualcosa di molto importante, perché abbiamo molte località, non solo cittadine piccole eccetera, ma anche altre località, ma in tutta Italia queste, dove esiste questo problema, il problema dove l'arte, la musica non solo, ma l'arte in generale, si fa molto poco, si buttano un sacco di soldi a livello generale per tante cose, però per queste cose che sono importanti insomma non si fa niente, e quindi i giovani restano sempre fregati, perché restano sempre, che come dicevate prima, gli resta il bar come punto di incontro, oppure quando senti parlare ci siamo visti nell'osteria, nel pub tot eccetera. Beh, però vedi, alla fine Gianfranco ti può dare testimonianza, anch'io ti dicevo prima, basta solo comunicare, dopo grazie anche a Saius Web Radio che ci dà questa possibilità di comunque fare un minimo di pubblicità, quindi appunto dandoci una mano si riesce a evitare tutta quella fila che dicevi tu. No, ma questo è importante, Stefano, grazie ancora, è molto importante, perché, anzi vi ringrazio, ringrazio a tutti quelli che ci hanno ascoltato, tutti i nostri amici che ci hanno seguito con su Saius Web TV e Saius Web Radio, perché questa trasmissione l'ho mandata anche su Saius Web TV. Esatto. Bene. Figata. Ma io scherzone grande. La puntata del lunedì, sai che la metto sempre su Saius Web TV, perché sì, voglio vede, che più persone ascoltino. Non si vede, lo sappiamo, però bella. Grazie. È importante. Non ci hanno visti, ci hanno solo ascoltato, però esatto. Manuel, tu sai che mio progetto è quello di fare qualcosa anche dal vivo su Saius Web TV. E lo faremo. No, l'importante è che non vedano la faccia di Stefano, perché potrebbero rimanere impressionati. Sai, ma guarda, se vedono la mia, allora che so fanno? Grazie. Se vedono Gianni se ne prove è peggio, e poi se vedono Gianluca quando finiscono le trasmissioni che fanno? Bene, vi ringrazio, poi siamo andati stasera, vi ringrazio, e io volevo ricordare solo due cose importanti, che sono i nostri indirizzi mail, che chi vuole interagire con Saius Web Radio può farlo attraverso l'email info@saius.com. Chi invece vuole fare due chiacchiere con Gianluca per la sua trasmissione di Rock Band History, oppure per presentare o dare delle proposte, insomma dare dei consigli o quant'altro, può scrivere a gianluca@saius.com. Poi invece chi volesse mettersi in contatto con il Ricci Incazzato, che è il nostro diciamo blogger ufficiale, cioè quel che scrive i post, che lui scrive solo i post. Grande Riccio, ciao Riccio, grande! Può scrivere mandando un'email a riccio.incazzato@saius.com. Il nostro blog lo conoscete, www.saiuswebradio.net, il sito www.saiuswebradio.it, lo sto rifacendo il sito, tra non molto lo troverete lì. Restyling si può dire? Ve lo permettete? Yes. Oh, sì. Ok,
Gianluca, io direi a te l'ultima, se vogliamo mandare qualche cosa e se i nostri amici vogliono dare un salutino, anzi prima di passare la parola a Gianluca, se i nostri amici vogliono salutare. Un salutino lo diamo volentieri, lo diamo a tutti, intanto a voi che ci avete ospitato, a Gianluca che come sempre è uno speaker perfetto, a Gianfranco che ci dà una mano sempre e grazie anche che è intervenuto anche per il poco preavviso, perché gliel'ho detto stasera alle 9:15, quindi è stato disponibilissimo. Ringraziamo tutti quelli che... È stato un piacere, grazie a voi ragazzi. Grazie a te Gianluca. E ringraziamo anche tutti quelli là che ci verranno a trovare, che ci verranno a trovare al concerto il 12 e 13 maggio sempre a Castelfranco Veneto al Palazzetto dello Sport, 12 gruppi, 14 ore di musica, fatti trovare. Perfetto. Sono molto semplice, grazie a tutti per averci ascoltato, grazie per Sayuz che c'è, Gianluca che ci ha invitati, e grazie per i gruppi che vengono a suonare perché ci rallegrano le due giornate. Bene, Gianfranco? Sì, ho già ringraziato, vi ringrazio ancora per l'ospitalità, vi chiedo se avete appunto bisogno di avere ulteriori informazioni di contattarci, comunque sicuramente ci vedremo ai concerti, al Pulse Live, quindi avremo, se qualcuno vuole approfondire e conoscere un po' meglio quello che facciamo, noi ci siamo e ogni collaborazione è ben gradita. Rock on. Bene. Gianluca, allora io direi di terminare con un ultimo brano, lo suggerisci? Sì, ma quello che vuoi tu, va bene per Jarrett? Va bene, che bel Jarrett, ok, benissimo. Allora cari amici, avete ascoltato la nona puntata di Provvisoriamente i due compari, qui in diretta live come ogni lunedì sera, o quasi ogni lunedì, visto che siamo stati fermi per un paio di settimane e saremo fermi anche lunedì prossimo. Gianluca, il sottoscritto che vi sta appunto parlando, vi ringrazia per essere stati al nostro ascolto. Vi ricordiamo che in ogni caso, se vi siete persi la puntata o se siete già andati a letto e quindi non sentirete quello che sto dicendo, anche questa puntata è disponibile, sarà disponibile naturalmente appunto a disposizione da riascoltare come le altre precedenti puntate sul nostro blog, che è il www.saiuswebradio.net, il sito che è il www.saiuswebradio.it, che sarà presto finalmente ristrutturato e quindi aggiornato dal grande Saius, le nostre email che sono info@saius.com, Gianluca@saius.com e riccio.incazzato@saius.com. Per quanto riguarda invece Facebook, ci trovate anche lì come al solito con la pagina saiuswebradio.niente, perché Facebook è saiuswebradio. E per quanto riguarda Twitter, ci seguirete spero anche lì presto con @saius, ed infine su YouTube, se cercate Saius Radio, troverete appunto tutto quanto caricato. Bene, penso che sia tutto, vi aspettiamo, vi ricordo The Rock Band History, la rubrica che curo io personalmente per quanto riguarda la storia delle rock band, i due minuti, due chiacchiere anzi con Saius, la rubrica che cura Saius, in cui il nostro grande Saius ci darà l'opinione per quanto riguarda alcuni suoi articoli, ecco, diciamo non suoi ma fatti di cronaca e non solo, ma soprattutto di politica e sociale e di attualità. Bene cari amici, vi ringraziamo, io e Saius vi diamo la buonanotte e vi aspettiamo per la prossima puntata lunedì 30 aprile 2012 sempre alle ore 22, quindi dalle 10 di sera ora italiana. Un saluto a tutti quanti cari amici web radio ascoltatori da tutto il pianeta, quindi non solo dall'Italia, anche dall'estero, che ci hanno ascoltato per questa puntata. Abbiamo avuto appunto Manuel e Stefano per l'avvenimento del Palace Live, che vi ricordo sarà il 12 e il 13 maggio presso il Palazzetto dello Sport a Castelfranco Veneto, che vede coinvolti 12 gruppi che suoneranno 12 band, e anche per quanto riguarda Gianfranco col Patro Rock, abbiamo avuto ospiti della serata e ci hanno parlato delle loro attività ed iniziative. Caro Saius, secondo me ci siamo per questa serata, è tutto, sono le 23:48 minuti primi, cosa dici? Diamo la buonanotte ai nostri amici e ascoltiamo l'ultimo brano
di cos'era che dicevi, Saius Bert Gerd, com'è? no, dai, lo dico io. Bert Gerd, sempre brano tratto da www.giamendo.com. Vi consigliamo, e se voi avete anche altri siti di artisti che danno a disposizione le loro opere, le proprie opere, segnalateci pure, saremo ben lieti di consultare anche quei siti. Quindi Bert Gerd, da Bert Gerd, appunto, Before You Say No. Da Saius Web Radio è tutto anche per questa puntata. Gianluca e Saius vi salutano, vi augurano una buona notte ed un buon proseguimento. Ciao! Ciao! You ate your words again and washed it down when a calming hurricane swept you away. Snapshot, I could steal your